Sia lodato Cristo, buongiorno. Oggi è il mercoledì 1 dicembre. La Chiesa ricorda il beato Charles de Foucault. Il Signore viene, non tarderà, metterà in luce i segreti delle tenebre e si rivelerà a tutte le genti. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, il Signore che guidi i nostri cuori dall'amore e dalla pazienza di Cristo per la potenza dello Spirito Santo sia con tutti voi. Preghiamo. Signore Dio nostro, con la tua divina potenza prepara i nostri cuori perché alla venuta di Cristo tuo Figlio siamo trovati degni del banchetto della vita eterna e da Lui serviti possiamo gustare il pane del cielo. Egli è Dio e vive e regna con te unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Dal libro del profeta Isaia. In quel giorno preparerà il Signore degli eserciti per tutti i popoli su questo monte un banchetto di grasse vivande, un banchetto di vini eccellenti, di cibi succulenti, di vini raffinati. Egli strapperà su questo monte il velo che copriva la faccia di tutti i popoli e la coltre distesa su tutte le nazioni. Eliminerà la morte per sempre. Il Signore Dio asciugherà le lacrime su ogni volto, l'ignominia del suo popolo farà scomparire da tutta la terra, poiché il Signore ha parlato. E si dirà in quel giorno, ecco il nostro Dio, in Lui abbiamo sperato perché ci salvasse. Questo è il Signore in cui abbiamo sperato, rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza. Poiché la mano del Signore si poserà su questo monte. Parola di Dio. Abiterò nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita. Il Signore è il mio pastore, non manco di nulla. Su pascoli erbosi mi fa riposare, ad acque tranquille mi conduce, rinfranca l'anima mia. Mi guida per il giusto cammino a motivo del suo nome. Anche se vado per una valle oscura, non temo alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e il tuo vincastro mi danno sicurezza. Davanti a me tu prepari una mensa sotto gli occhi dei miei nemici. Ungi di olio il mio capo, il mio calice trabocca. Sì, bontà e fedeltà mi saranno compagni tutti i giorni della mia vita. Abiterò ancora nella casa del Signore per lunghi giorni. Alleluia, alleluia. Ecco, viene il Signore a salvare il suo popolo. Beati coloro che sono preparati all'incontro. Alleluia. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù giunse presso il mare di Galilea e salito sul monte lì si fermò. Attorno a lui si radunò molta folla, recando con sé zoppi, storpi, ciechi, sordi e molti altri malati. E li deposero ai suoi piedi, ed egli li guarì, tanto che la folla era piena di stupore nel vedere i muti che parlavano, gli storpi guariti, gli zoppi che camminavano e i ciechi che vedevano, e lodava il Dio di Israele. Allora Gesù chiamò a sé i suoi discepoli e disse: sento compassione per la folla, ormai da 3 giorni stanno con me e non hanno da mangiare. Non voglio rimandarli ai digiuni perché non vengono meno lungo il cammino. E i discepoli dissero: come possiamo trovare in un deserto tanti pani da sfamare una folla così grande? Gesù domandò loro: quanti pani avete? Dissero: 7 e pochi pesciolini. Dopo aver ordinato alla folla di sedersi per terra, prese i 7 pani e i pesci, rese grazie, li spezzò e li dava ai discepoli e ai discepoli alla folla. Tutti mangiarono a sazietà, portarono via i pezzi avanzati, 7 sporte piene. Parola del Signore. Imploriamo, Signore, la tua misericordia. La forza divina di questo sacramento ci purifichi dal peccato e ci prepari alle feste del Natale. Custodisci in noi il tuo dono, Signore, e il sacramento che abbiamo ricevuto dalla tua bontà diventi per noi sorgente di salvezza e di pace per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Benedetto
per l'intercessione del beato Charles de Foucault, vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Vegliate in ogni momento, pregando, andate in pace. E una santa giornata. Pace e bene.